Entro i prossimi 2 anni a Bolzano ben 24 edifici pubblici della provincia, tra cui alcune scuole, l'Eurac e il Tribunale, saranno collegati alla rete del teleriscaldamento per un risparmio complessivo di 4.000 tonnellate all'anno delle emissioni di CO2. Sostenibilità e tutela dell'ambiente. Con queste parole d'ordine, la provincia autonoma ha scelto 24 edifici provinciali situati a Bolzano che entro i prossimi 2 anni verranno allacciati alla rete del teleriscaldamento. I vantaggi non saranno solo di tipo ambientale, ma anche economici, considerando che i costi per l'allacciamento, eseguiti con uno scambiatore di calore, sono inferiori anche fino al 50% rispetto alla sostituzione con caldaie tradizionali a combustione. Sì, abbiamo individuato 24 edifici a grande consumo energetico e abbiamo deciso di collegarli alla rete del teleriscaldamento. Avremo un risparmio energetico delle emissioni di CO2 di 4.000 tonnellate all'anno e praticamente equivale come a piantare la superficie che vedete in figura di alberi nella città di Bolzano. Tra i principali edifici che entro i prossimi 2 anni verranno allacciati al teleriscaldamento, anche il Tribunale, i licei Carducci, Torricelli e Walter von der Vogelweide, il Palazzo Provinciale Plaza in via del Ronco, la Scuola Professionale in via Roma, l'Eurac in via Druso e la caserma del Corpo Permanente dei Vigili del Fuoco. E sempre con l'obiettivo di ridurre le emissioni di CO2, è in programma il risanamento energetico di altri 27 edifici provinciali del capoluogo. Abbiamo fatto un bando internazionale e si faranno delle ristrutturazioni, si cambieranno caldaie, si cambieranno anche le illuminazioni, si passerà all'illuminazione a LED pur di poter risparmiare e di emettere meno CO2. A quanto ammonterà poi il risparmio effettivo? Si stima intorno ai 44.000 tonnellate di CO2 nel ventennio, compreso nello studio.